Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio nel complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, accanto a questa statua di Padre Pio a cui i devoti spesso vengono a porgere dei fiori, dei lumini, ecco, quasi a dirgli grazie o soprattutto a chiedergli. Chiedere la sua intercessione. Oggi ci troviamo qui accanto a questa statua per raccontarvi la storia che ci ha scritto l'architetto Nino Serpico a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovraimpressione e ci ha raccontato proprio di una statua che per lui è stata molto speciale e da qui è nato il suo racconto. Sono un architetto, mi chiamo Nino Serpico e ho un rapporto particolare diretto con Dio, ecco, lui scrive senza intermediari, ma con Padre Pio è tutta un'altra storia e proprio per questo voglio condividerla e voglio raccontarla, a cominciare proprio dalla statua scolpita dal maestro Staggetti da Pietrasanta. Arriviamo di buon'ora. Io e mio padre, mia mamma era stata dichiarata incurabile, poteva rappresentare una sconfitta per i medici della clinica privata Villa del Sole, dove era stata trasportata in ambulanza dopo che all'ospedale avevano gettato la spugna. Doveva tornare a casa, le restava pochissimo tempo. Eppure la notte, quella notte, mia madre vide Padre Pio. Stette miracolosamente bene per altri 8 anni. Quella notte mia mamma aveva deciso che la cittadinanza mariglianese avrebbe avuto la propria statua di Padre Pio. E allora, così con mio padre, arrivammo di buon'ora nella bottega di Staggetti. Ricordo ancora la polvere di marmo di Bianco di Carrara che aveva coperto la struttura in legno. E ci accolse proprio un signore gentile che ci chiese da dove venissimo. Allora, quando gli raccontammo venivamo da Marigliano, lui esclamò immediatamente: «Finalmente, certo, ce ne avete messo di tempo!» Io e mio padre non capivamo, pensavamo ad un equivoco. Invece, dietro a tanti blocchi di marmo, attrezzi incantevoli, in una casa realizzata con assi di legno massello, era custodita da alcuni anni la statua di Padre Pio, che ora è venerabile sul Corso Umberto I di Marigliano, in provincia di Napoli, all'altezza della sede della Guardia Medica. Mi si accaponò la pelle. Quella statua era stata ordinata non so quanti anni prima da un'altra concittadina e non era stata mai ritirata, ci racconta Nino. Uno razionale come me, poco incantato dai sermoni di alcuni preti, non poteva non prendere atto di un fatto inconfutabile. Non conoscevamo né ho conosciuto la signora Petillo che aveva ordinato quella bellissima statua, non sapevamo affatto che in Toscana giacesse in un deposito una statua di Padre Pio, non conoscevamo affatto lo studio laboratoriale di Staggetti e quel giorno noi vi arrivammo dopo aver consultato uno di quegli elenchi che i giovani non hanno conosciuto, le cosiddette pagine gialle, alla voce sculture in marmo. Anche il dottor Antonio Gennari, noto medico marignanese, dopo aver visto le lastre RX e i lavori ematici, non ebbe più dubbi, raccolsi quella sua relazione, la copia della cartella clinica e andrei subito a recapitare con un'emozione indescrivibile alla vice postulazione della causa di beatificazione di Padre Pio.